Mi parli con quegli occhi, ti chiamo mami. Ho chiesto aiuto ma ora non ti do mani. Mi faccio il culo ma ne conto no mani. Ma stai sicuro che ci arrivo? Sono fan di te stesso. Sì? Chi è che ha scritto questa cosa? No, lo so, ho detto io. Sono figata. Sono di quelle cose che dico. Che figata, del cuore. Da solo. Merda, come state, pezzi di merda? Sono in produzione le magliette che ora vi farò vedere. Lo so che la volevate col Duce, ma non si può. Ho ragazzi. Fatto il sondaggio, grazie di averci pensato, ma non si può. È più fine, Pacciani. Sì, anche secondo me. Sì. Raga, prendetele così, poi le prossime. Poi lui è uno di noi, gli piacevano i tocchi di figa. Facciamo una cosa, non lo diciamo. Oh mio Dio, era finissimo. Scusa, non c'ero arrivato. Come la maglietta. Allora, facciamo una cosa, ne stampo 20. No. Le vendo Fiano. Fiano. Ne stampo 20 con Fiano. Facciamo una con Fiano. Porca troia. Ti ho detto a Fede ieri sera, ma se ne stampo una, te la metti? Oh, che cazzo dici, che schifo, no. E faccio, se ne stampo una con Che Guevara. Se ne stacca con Che Guevara, sì. Allora c'è Che Guevara con scritto satira. Ah no, sei una merda. Allora scusami, No. Devi fare Che Guevara con le orecchie di Topolino. Satira, no, perché poi dice la presa per il culo del Che Guevara. Sì. Però se la fai con lui e scrivi satira, no, non va bene. Fai Che Guevara e sotto scrivi Planet of the Apes. Proprio buono. Comunque, senza dirla a nessuno, ne stampo 20 con Fiano, no? E ve le vendiamo sotto banco. Bravo. Ma possiamo brandizzarle. Bravo, di così ci arriva la finanza, come i rapper che dicono Valandrino, spaccio, muovo i chili, scappo dalle volanti. Però non c'è nessuno che dice faccio 20.000 euro a nero, C'hai paura della finanza? Beh. Allora sono tutte cazzate. Bravo. Non ti pisci dei carabinieri della polizia che ti sparano, però la finanza ti pisci, Vabbè, comunque. Tutte cazzate, va bene. Quando dico sotto banco, è nel senso che non le metto in piazza. La fattura la faccio sempre. Sì, Dai! A proposito di fattura, ci sono dei pugliesi. Malogno. Allora, ci sono dei pugliesi che secondo noi la di fattura. Bombabash. È l'anagramma di Fatturmai. Sì, così proprio. Dove all'interno è Brandon Rodash. C'è in mezzo pure il nostro vecchio conoscenza, AKA Chetra. Chetra. E all'interno di questa canzone c'è Jay La Furia e Fabri Fibra. Ecco. Vabbè, Fabri Fibra lo conosciamo. Conosciamo, fare minchiate in giro, Cosa fai in giro? Rompe gli specchietti. Sì, vandalismo. Sì. Riga le macchine. Riga le macchine, Fabri Riga lo chiamavano anche ai tempi. Fabri chiami le macchine. Jake La Furia, invece lo conosciamo anche lui, Jake Riga. Andiamo, Aspetta, cosa schiaccia a caso? Jake La Furia, che quando non fa reggaeton fa. Fa Max Spezzate. Reggae. Max Spezzate fa. Max Spezzate. Aspetti, cazzo! E poi quello ci arresta. Quello ci arresta. Sì, proprio lui. La Barracuda è il nome della cosa. Della canzone. Barracuda. Allora. Il mostro che sotto il letto tenta di afferrarmi la caviglia non è reale. Oh, lo porca so. Troia! E so anche che se sto ben attento a non schiacciare mentre reggo. Aspetta, adesso. Attento, devi vedere sotto le coperte, non riuscirà mai ad afferrarmi la caviglia. Stephen King. Stephen King. Che libro è questo? Un libro di Stephen King. Chilo Barracuda. Schiaccio play. Sempre la stessa roba. Concettuale, quindi, no? Sì. È uno storytelling sui mostri del letto. Ma che cazzo lo sai? Allora non ha senso. Il mostro sotto letto ancora. Wow, è diventato 16 bar. Venia Colombi, grande! Quando mastico uccido, wow. Quanto contante è cruda. Non c'è pace che nel posto in cui vivo. La strada non è un buon motivo. Guarda il bullismo. Megalodonte in un mare di squali. Senti Jay quanto spacca il culo. Ma c'è sto reggae che... Beh, ma questo è pugliese, certo. Ci devono mettere reggae. E il bambino è bellissimo. Dovresti guardare le bambine, ma è comunque reato, Daniele. Te la butto lì. Beh, la bambina... È comunque reato, Daniele. No, dico che sono dei belli attori. Cresce bene, mettiamola così. Anche la minoranza. Oh. Questo è un testo. Sapete che il video mi ricorda Lasciami Entrare, un film di vampiri, molto bello? Fibra, dai Fibra. Pago cene e pranzi agli amici.
bello il cambiamento di flow. Tre flow diversi, ragazzi. Arrasta è un cattivone? Sì. E anche un puzzone. Sì. Fumano, bevono, cattivi. Rimetti, bro. Bravo. Ammazzate i bulli, bravi. Ricorda anche Hit come concetto? Wow, produzione bellissima, ragazzi. Da Loser a Lover, lei l'ha cambiata. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Che bello sto video, quasi piango. Meno male che sono cattivo come quel puzzone coi rasta alcolizzato che finirà a chiedere le monetine come Rufio, no, come Rufio Punk, e a rubare le biciclette. Ah, come Rufio del Two Fingers. No. E comunque, bullizzato, lui si chiama una più grande di lui. E voi state lì a fumarvi le cannette con rasta. Però. A fumarvi le cannette con rasta. Ovviamente c'è tutto. Borotalco TV presenta Barracuda. Bomba Bash. Ah, Borotalco TV. Bash. No, ma più che altro anche l'idea del video, chissà chi l'ha avuta. Adesso. Bello. Gaia Cagna. Gaia Cagna. Allora, il video mi ricorda tantissimo Lasciami Entrare, ma non la versione americana, la versione quella originale, che non mi ricordo se era svedese. Parlava di questo bambino che tutti quanti lo è proprio quasi simile a lui, dove c'erano i bulletti che lo massacravano. E arriva questa ragazza che si trasferisce con un dice padre che vive di fianco a lui. Poi si scopre che lei è un vampiro e c'è una stessa scena della piscina. Dove all'interno nel film arrivano i bulli, cercano di affogare il ragazzino, lei strappa gli arti, si vedono proprio gli arti che cadono. Vabbè, è un horror, È un horror, cioè un vampiro. No, invece a me ha ricordato Hit quando poi fanno gruppo, si ribellano ai bulli, cioè le prendi, poi una certa sdai, le finisce assassate. No, è figo. Molto bello anche il testo. Concettuale. Allora, il testo io lo andrei a leggere. Andiamo a leggerlo. Perché è interessante. Raga, pensavo di fare un po' una minchiata, però è molto bello. Ci ha commosso il video, sapete che quando picchiate i bambini a noi ci sale la sì, soprattutto se sono c'hanno i rasta. Per rasta del merda puzzone. Senza nulla togliere Bomba Bash, che sicuramente avranno i rasta oggi. Che puzzano tantissimo. Certo. Non è che perché ce li hanno loro non puzzano i rasta. No, a meno che non te li curi. All'inferno c'è un girone fatto tutto di sapone dove vanno le persone che si chiamano rastone. Cos'è questa cosa? È Lil Pani. Ah, Lil Pani questo. Va bene. Nuoti in un mar nero come nella pece. Noi siamo gli ultimi della nostra specie. Tu invece c'hai l'occhio spento. Ho i denti d'oro dorati affilati come un barracuda. Quindi questi rapper coi grill che devono sbranare, essere uno squalo, il business e qua. Quando mastico uccido. Con tanti carati e lei balla nuda come in Maracaibo. Bellissimo. Sangue e carne cruda. Non c'è pace nel posto in cui vivo. La strada non è un buon motivo per essere giù. Wow, bravo. Jake, appeso a un ramo d'ulivo. È il triangolo delle Bermuda da quando ero 14enne. Se scrivessi una vita vissuta finirei un milione di penne. Megalodonte in un mare di squali. Beh, adesso Megalodonte. Megalodonte hai messo in un testo. Puoi metterlo spezzone. Mi buttano giù. Rap talmente blindato che fuori quintali come un calash. Sì. Dimmi sangue caldo che mai ti fermi e ti fermerai. Il mare calmo non ha mai fatto esperti i marinai. Ti leggo. Madonna, con la mano di Dio come Diego. Non importa che tu non ti spezzi. Ma vabbè, pure se ti piego. Almeno ti piego. Oh raga, comunque Jake. Voi siamo una leccata di culo. A me Jake io lo trovo uno dei migliori rapper che abbiamo in Italia. Che poi fa le minchiate, che le fregne. Ma fa il reggaeton perché ci piace il piccion. Quello è il piccion. È il piccion del ragazzo. Quello è. Quello è. Però dubbio. Ha una capacità di scrittura. Ha un'umanità. Un'umanità e un'adattabilità. Quindi a tutto quello che facciamo. Ai generi. Poi lui è diventato adesso una persona di spettacolo. Cioè già. Pensavo una persona rispettabile. Una persona rispettabile mai stata. Ok, vabbè. Monte pazzo la scuola. Bellissima questa cosa. Mentre sta punti la storia. Mentre stai raccontando una storia. Paia. Tutta un'altra storia. Pare tutta un'altra storia. Quindi sei un cazzaro. E mentre te facci lo spierto, invece a mie, l'auci me fanno la ola. Ma dai, magari tu c'è gente dal Sud Tirol che ci segue, bisogna dare una cosa. Mentre tu fai l'esperto. A me mi fanno la ola, quindi ho la credibilità. Stai zitto, no picca. State zitto un po'. Ma quest'anno si è organizzato qualcosa in Salento. Invitateci che veniamo volentieri, che Salento è la nostra terra, ci piace tantissimo. Che io mi spacco di rosato. Stai zitto un poco, questo parla e poi dopo me clicca. Capito? Ogni cosa la fa per ripicca. Laters, certo. Non gli piace, però ti ritwitta. Bravo. Pesci piccoli senza valisca. Minchia che pesantezza. È tantissimo. Senza manco la spina dorsale. E guarda che la spina dorsale vuol dire delle cose in faccia e non fare later. O comunque metterci la faccia. Troppi stanno qua sulla lista. E osce ordino frittura mista. Oste ordino frittura mista. Mica mi magno tutti. Sì. Giro tranquillo e tutte stizzi. Per cena ti lascio senza niente. Immagini. Sì. Per te c'è il Ramadan. Oh.
non ti stabiscio apposta. Ma osce cos'è? Non è oste però. Non lo so. Non lo so, raga. Stai compare ma. Ah, quindi Trefgold. No, sì, bravo. Jake Fever Bumbadash. Barracuda. I soldi rendono. Questa è fibra. Sì. I roldi rendono felici. I roldi. Sì, eh. I soldi rendono felici, sì, eh. Pago cena, pranzi, amici. Ah, anche zucchero ogni tanto. Vado a dormire quando voglio. Buongiorno. Non mi interessa che ore sono. Che ore sono? Conta solo quanto si vende. Sì. Manco fosse un negozio di Gucci. Poi so bene come ci si sente quando si spengono le luci. Perché lui ha molto passato questa questione di depressione. E dagli occhi ti escono i fulmini perché contano solo i numeri. E noi che siamo stati gli ultimi, ora è bello non dover lavorare il lunedì. Sì. Ero da solo senza una lira, tu non ti immagini i sacrifici. Sono tornato più forte di prima, quindi pregati per i miei nemici. Che Letta ha capito, è figa. Raga, sembrava una cosa contro il bullismo. Perché allora, il video è contro il bullismo. Allora, la canzone è contro. Sai cos'è? La il società. Il video è tutti. Sono eccitatissimo. Cioè la società dei maniaschi rapper. Sì. Che sono tutti pronti a bullizzare il più piccolo e a fare gruppo. E poi li vedi cosa ti sei. C'è quello che fuma quei rasta. Quell'altro che deve fare il grosso. Le due mignottelle che stanno dietro a quelli che sono grossi. Certo, è esattamente quello che la fanno. Ma poi quelli che sono stati immaginati da sempre perché magari non erano come loro. Alla fine chiamano. Mi ricordo qualcosa. Sì.